Prego. Vado ad iniziare? Sì. Allora, buonasera a tutti. Inizia questo secondo webinar di questa sotto il cappello di Ecologia della Salute, che è una iniziativa che abbiamo promosso ormai a inizi dell'anno scorso, appunto verso l'ecologia della salute, promossa con CIPOMO. Insieme anche ad ISDE, anche alla Fnonceo e a Slow Medicine, alla quale si sono aggregate nel tempo un'altra ventina di associazioni, con il supporto del incondizionato della non condizionante della ditta Aboca, che ha voluto sostenere questa attività, che è molto vicina anche alle strategie di questa azienda. Ecco, ci troviamo oggi a portare avanti questo webinar, che ha per oggetto l'attivismo sanitario in campo ambientale, nel quale si vuol fare appunto riferimento segnatamente a quella che è l'advocacy, che il presidente del comitato scientifico ISDE, Agostino Di Sciaula, ha definito come sostegno decisionale offerto a decisori politici o semplici cittadini, attingendo alle evidenze scientifiche e guardando alla buona politica e alle buone pratiche, attingendo e l'attività di advocacy deve basarsi sulle evidenze scientifiche presenti nella letteratura internazionale, ma assumendo, se necessario, atteggiamenti critici, ma mai polemici, nei confronti di enti e istituzioni che a volte operano evidenti distorsioni o addolcimenti delle evidenze scientifiche. Quindi il senso di alcune delle relazioni che verranno presentate oggi è proprio in quest'ottica, a partire dalla prima del dottor Vincenzo Cordiano, che avrà per oggetto l'esperienza sulle sostanze, sui PFAS, un esempio appunto di scienza e di advocacy. Vorrei ancora brevemente mettere in evidenza come chi si occupa di advocacy, medici che si occupano di advocacy, ma non solo, devono orientare l'autorità decisionale, perché produrre conoscenze adeguate non ha infatti impatto sulla salute finché queste non vengono trasferite efficacemente ai decisori politici. Quante volte sono state dette cose giuste negli ultimi anni, decenni, ma direi anche molto prima, ma spesso le autorità decisionali le hanno messe nel cassetto senza portarle utilmente avanti. Ed ancora, con l'advocacy si tratta di affrontare problemi relativi alla contaminazione ambientale, nella fattispecie adottando il principio di precauzione, che è il principio che contrasta con l'atteggiamento di stare a vedere cosa succede prima di dare seguito per cercare soluzioni. Peraltro questo principio è normato dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea e confermato anche dalla Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 92. E ancora, con l'advocacy si vuole adottare il principio di responsabilità, cioè il dovere di accettare l'informazione nei confronti delle popolazioni, di impedire l'occultamento di informazioni sui possibili rischi per la salute. Detto questo, vorrei passare subito la parola al collega Vincenzo Cordiano, peraltro presidente di ISDE Veneto. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io parlo della mia esperienza con appunto queste sostanze perfluoralchiliche, che dalla sigla, meglio note anche con la sigla PFAS, che sono state definite anche la chimica per l'eternità. Sono delle molecole artificiali non esistenti in natura che sono state scoperte quasi per caso negli anni 1940, dopodiché hanno invaso i nostri ambienti e anche i nostri organi e tessuti, come vedrete. Sono delle molecole appunto che agiscono attraverso l'inibizione
il contatto, diciamo, l'interazione con questi recettori vanno ad influire su meccanismi delicati che soprattutto il metabolismo glicolipidico dell'acido urico anche avendo attività di interferente endocrina il buon funzionamento delle ghiandole appunto endocrine oltre che sulla fertilità. Alcuni di questi sono possibili cancerogeni. L'unico per finora classificato come possibilmente cancerogeno è l'acido perfluorottanoico o PFOA. Qui ho diciamo, riepilogato quelle che sono le caratteristiche, i criteri, le proprietà dell'advocacy secondo ISDE, che ha brevemente ricordato Roberto, e vedremo se poi, appunto, con la mia attività, diciamo, questi criteri sono stati un po' seguiti e rispettati. Ma di cosa stiamo parlando? Si tratta dell'inquinamento storico risalente prima degli anni 1960 da parte di un'industria chimica che nel corso della sua storia ha attraversato, è stata chiamata in vari modi. Che cominciò appunto la produzione di queste sostanze negli anni 1960, sversando in aria e nell'ambiente, soprattutto in un torrente vicino alla fabbrica, tonnellate di queste sostanze chimiche che poi nel corso degli anni hanno infiltrato il suolo, le falde acquifere, fino ad arrivare nella zona dell'Onigo, dove queste falde acquifere erano utilizzate fino al 2017 come per rifornire di acqua potabile tutta una serie di comuni, 300.000 persone almeno residenti in una cinquantina di comuni di tre province del Veneto. Quindi io quando la prima no, fummo informati, diciamo, della scoperta di questa contaminazione da un comunicato stampa della Regione Veneta, poi del 5 luglio 2013, e quindi poi anche con tutta una serie di informazioni. Certo, ma la tua condivisione non è partita. Un attimo, vediamo un po'. Scusate, ho fatto un po' di pasticci. Adesso. Quindi, diciamo, queste sono le notizie che nel luglio 2013 la Regione e anche gli organi di stampa riportavano. Erano appunto delle informazioni tranquillizzanti, secondo noi anche fuorvianti, come ha detto Roberto prima. E quindi che mettono a rischio la salute delle persone. Quindi noi conosciamo la pericolosità di queste sostanze, i motivi che. E quindi cominciamo ad fare dei comunicati stampa proprio della controinformazione che però furono, io inviai a tutti gli organi di stampa, a tutti i miei colleghi, a tutte le URSS, gli ordini dei medici del Veneto, deputati veneti, Camera e Senato, il consigliere regionale del Veneto, nessuno mi rispose, fu pubblicato soltanto da questi giornali online locali, cui chiedevamo appunto che fosse avviato uno screening sanitario a spese degli inquinatori, come era stato fatto negli Stati Uniti in occasione di un episodio analogo, quasi fotocopia, di questa parte della DuPont che aveva sversato queste molecole per anni nel fiume Ohio. Siccome non c'era nessuna voglia di ascoltarci anche da parte degli organi di stampa, dei media che non ci davano seguito, cioè non volevano informare la popolazione. Allora io preparai questo volantino, una cosa abbastanza insolita per un'associazione di medici che fu distribuito a vari in occasione di vari convegni che poi erano fatti, incontri pubblici anche per le strade, in cui dicevamo appunto che dalla letteratura medica c'erano queste sostanze provocavano erano
sospettate di essere associate con tutta una serie di malattie tumorali e non tumorali, appunto gli studi fatti soprattutto negli Stati Uniti, e quindi si sapeva che c'era la contaminazione degli alimenti da parte di queste sostanze, per cui noi non ritenevamo che avessero fondamento scientifico le affermazioni, diciamo, tranquillizzanti da parte delle istituzioni. Appunto, noi sapevamo, io personalmente avevo letto del caso della DuPont, e avevo letto questa intervista del 2006 da parte del tossicologo dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui diceva peste corna di queste sostanze. In pratica diceva che l'unico modo per, essendo sostanze bioaccumulanti, tossiche, persistenti, alcune hanno una vita nel nostro corpo di circa 9 anni. Questo è l'unico modo per salvaguardare la salute ambientale delle persone, era di non produrre queste sostanze. Sapevo appunto gli studi fatti dalla DuPont che c'era tutta questa serie di malattie: cancro del rene, testicolo, aumento del colesterolo, colite ulcerosa, preeclampsia e altre patologie che sicuramente erano state associate con l'esposizione da parte della popolazione generale, oltre che dei lavoratori, a queste sostanze. Io conoscevo questo, il decalogo del cittadino, grazie appunto, dopo aver partecipato e essermi iscritto a ISDE, l'iscrizione risale al 2008-2009, ho scoperto gli interferenti endocrini, e appunto, tra l'altro, che c'erano queste molecole, PFOS e PFOA, quindi già dal 2010-2012 questo decalogo preparato per il cittadino si parlava della pericolosità di queste sostanze, e quindi non, diciamo, ero molto dubbioso della versione rassicurante da parte delle istituzioni. Quindi passai in pratica il mese di luglio a leggermi tutta la letteratura, andare a rovistare nei documenti ufficiali della Regione Veneto, rapporti di mortalità, bollettini sulla salute, e scoprii per esempio che non a caso, forse non a caso, l'ULSS, allora che era il 5 Ovest Vicentino, aveva il maggior tasso di esenzione ticket per malattie della tiroide, che abbiamo visto essere una delle malattie e condizioni associate con l'esposizione a queste sostanze. Sempre l'URSS 5 aveva il triste primato, lo ha tuttora, spesso di mortalità per ictus, di incidenza e mortalità per ictus, che può essere una complicanza dell'ipercolesterolemia, dell'ipertensione arteriosa, e quindi dei dismetabolismi, del diabete, che sia appunto questo eccesso di mortalità storica, bollettino, rapporto sulla mortalità della Regione Veneto, oppure questa pubblicazione L'Ictus in Veneto, appunto vedete che sempre l'URSS 5 Ovest Vicentino era quella che aveva il maggior tasso di incidenza e mortalità per ictus in entrambi i sessi. Sapevamo anche che tutte queste molecole si accumulano nel corpo. Questo è uno studio del 2000 spagnolo, dimostra appunto che anche quelle cosiddette nuove PFAS, che sono state proposte dall'industria in sostituzione di quelle due PFO e PFOS che erano vietate dal 2000, si accumulano forse di più rispetto a quelle molecole che dovevano sostituire. Questo è molto preoccupante. Questo è uno studio del 2006, lo studio per Food, uno studio europeo, in cui si dimostrava appunto che queste sostanze si accumulano soprattutto nelle uova, nella carne, nei pesci, fino ad arrivare anche a concentrazioni di 10.000 volte superiore rispetto a quelle che si possono riscontrare negli animali, nei prodotti alimentari, coltivati o prodotti in zone con inquinamento di fondo, qua sulla sinistra. Sapevamo, noi chiedemmo subito che fosse fatto anche uno screening sugli alimenti nelle zone contaminate, però la regione poi lo fece negli anni 2017. Appunto, si dimostra come soprattutto nei pesci, nel fegato, degli animali, nelle uova, ci sono concentrazioni altissime che possono superare anche la cosiddetta dose tollerabile giornaliera di migliaia di volte, soprattutto nei bambini. Dose tollerabile che noi abbiamo sempre detto non ha alcuna validità scientifica, tant'è vero che l'EFSA l'ha abbassato di 4-5 ordini di grandezza nel corso degli anni, a partire dal 2008. E noi appunto per questa attività ricevemmo anche una diffida da parte della Coldiretti ad occuparci di questa zona, di questo argomento, perché appunto chiedevamo che fosse fatto uno screening. Già nel 2013 l'avevamo chiesto, fosse uno screening sugli alimenti.
questa diffida appunto della Coldiretti a non occuparci in quanto potevamo ingenerare allarmismo e preoccupazione nella popolazione. Quindi noi appunto abbiamo detto, diciamo, dell'advocacy, quello di produrre dati scientifici, poiché la regione non voleva fare degli studi si rifiutò categoricamente di darci delle informazioni, dei dati di pubblico, che dovrebbero essere di pubblico dominio. Allora noi, in collaborazione con l'Enea, sfruttando una convenzione allora in vigore, disegniamo questo studio retrospettivo in cui dimostrammo che dal 1980 al 2010 c'era un eccesso di circa 40 morti all'anno, per un totale di oltre 1.300 morti rispetto all'atteso, e per tutta una serie di in parte simili a quelle della letteratura, quindi neoplastiche, cancro del reno, ma anche cancro della mammella nelle donne, cancro al testicolo. E poi tutta una serie appunto di mortalità, di eccessi di mortalità per malattie cardiovascolari, diabete, e nonché per la prima volta anche notammo un eccesso di mortalità per Alzheimer ed altre malattie, che fino a cosa adesso confermata anche dagli studi dell'Università di Padova, che hanno messo appunto in relazione anche queste sostanze con l'esposizione, soprattutto nei bambini, con neurotossicità, e quindi possibile correlazione con l'autismo, oltre che l'Alzheimer. Poi preparammo questo position paper assieme ai colleghi Carvasin, allora presidente di Treviso, ISDE Treviso, e Francesco Bertola, presidente anche adesso di ISDE Vicenza, che fu presentato alla Camera dei Deputati nel gennaio 2019. Alla fine, diciamo, la regione, con la quale abbiamo avuto degli scontri notevoli, noi di ISDE assieme a Greenpeace siamo stati in pratica le uniche due associazioni mai state ricevute nei palazzi della Regione Veneto. Alla fine, anche su pressione probabilmente anche dell'Istituto Superiore di Sanità, si decise a fare tutta una serie di studi, biomonitoraggi e messa in osservazione per 10 anni, anche se adesso è bloccata con la storia del Covid, diciamo, in osservazione di circa 100.000 persone, al quale vengono fatti dosaggi di PFAS e tutta una serie di malattie e di esami di laboratorio a scopo anche di prevenzione delle tutte queste patologie di cui abbiamo detto. E questo appunto il dosaggio dei PFAS nel sangue di queste sostanze, dosaggi appunto nella popolazione, si vede appunto come si raggiungono valori altissimi, valori mediani, probabilmente fra i più alti al mondo. Quindi anche l'advocacy consiste, c'è necessario anche accordo con l'associazione. Ripeto, noi di ISDE fummo i primi a sollevare la questione, poi ci collegammo appunto con varie associazioni, spontanee oppure quelle più grosse, note, insomma, movimenti ambientalisti, Legambiente, Greenpeace, WWF, e partecipammo a questa grande manifestazione fatta all'Onigo, dove appunto i meriti, diciamo, di ISDE furono riconosciuti. C'erano circa 20.000 persone, e ancora adesso ci vedono come punto di riferimento. L'altra cosa probabilmente molto importante, ringraziamo Alberto ISDE Nazionale per averci concesso di costituirci parte civile nel processo che comincerà, è già cominciato, ma il 1 luglio, la prima udienza entra nel vivo, nella quale sono stati rinviati a giudizio 13 manager italiani, belgi, giapponesi e tedeschi, appunto, che si sono succeduti nel corso degli anni alla guida di questa ditta, che ormai è fallita. Ecco, io ringrazio per l'attenzione, spero di aver, anche con queste piccole, diciamo, disguidi tecnici, di aver dato un'idea di quello che abbiamo fatto in Veneto in questi anni. Bene, ringrazio Vincenzo per questa sua chiara esposizione, sintetica esposizione rispetto all'attività importante che hanno svolto, che devo dire esemplare non solo a livello nazionale ma anche internazionale, non solo sulla questione dell'advocacy ma anche per il livello scientifico con la quale è stata portata avanti. A questo punto darei la parola per il secondo intervento a Giacomo Toffol.
appartenente all'Associazione Culturale Pediatri, oltre che ad ISTE, che ci parlerà di educazione ambientale e coinvolgere le famiglie e le città partendo dai bambini. Ovviamente il collega è un pediatra. Scusate, non so chi doveva intervenire, ma non si sente nessuno. Roberto? Sì, doveva intervenire Toffolo, gli ho dato la parola, ma non si è inserito. Passa avanti. Non so, c'era poc'anzi, quindi non so se c'è modo di aspetta, Passa avanti nel frattempo. Va bene, bene, sì, andiamo per non tardare ulteriormente. Passerei quindi alla relazione successiva. Sì, ecco, Toffol mi ha appena comunicato che c'è avuto un problema col computer e quindi di passare come stiamo facendo con la relazione successiva. Invito quindi il professor Giuseppe Fatati della Fondazione ADI a portare il suo contributo sul progetto Vivi la città. Vivi meglio, integrare attività fisica e alimentazione sostenibile. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, spero che si veda bene, non ci siano problemi tecnici. Io vi parlerò di questo progetto, che è un progetto in itinere, lo stiamo sviluppando in questo periodo e il razionale parte da cose che tutti conosciamo, dal fatto soprattutto che l'ambiente urbano è molto diverso da quello in cui si è evoluto l'uomo, con conseguenze molto importanti per la salute, soprattutto se consideriamo quelle che sono le patologie croniche non comunicabili, che sono la causa del 70% delle morti in generale e addirittura dell'80% di tutte le morti sotto i 70 anni. Certamente la sedentarietà e il tipo di alimentazione non salutare sono tra i fattori di rischio principali. Per questo oggi queste malattie, tra cui l'obesità e il diabete, vengono proprio definite malattie urbane. Malattie urbane che avranno sempre di più dei numeri alti, perché la popolazione che vive nella città sta, e questo pure è un'altra cosa che conosciamo bene, sta aumentando in maniera esponenziale, se è vero che siamo passati dal 15% di popolazione nelle città all'inizio del XX secolo ad oltre il 54% oggi, con una stima che arriva al 75% nel 2050. Intorno a questi problemi ci sono una serie di documenti su cui io non mi soffermo, ma presento questa slide solo per dire che molto è stato scritto e noi abbiamo preso spunto da in realtà tre dati. Il piano d'azione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030, che dice che definisce le azioni che vanno fatte per rendere più attiva la città, la popolazione, le istituzioni, l'ambiente. L'altro fatto che Terni è città dello sport, è stata nominata città europea dello sport per il 2021 e infine questa
affermazione della World Cancer Research Fund International, che dice che se vogliamo fare qualcosa dobbiamo cambiare i sistemi integrando le diverse azioni per riuscire ad ottenere e ad avere delle città più salutari e una popolazione più sana. Da questi presupposti nasce un progetto, diciamo il macro progetto che si chiama Active and Green City Project, progetto operativo che voi qui vedete, che ha come finalità quello di collegare e integrare i quattro obiettivi strategici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'attività fisica e i principi basilari di un'alimentazione sostenibile, come vengono definiti dalla FAO. Ossia, che cosa vogliamo fare? Vogliamo cercare di mettere insieme questi assunti, che è quello di costruire delle società più attive, costruire ambienti di vita più attivi, promuovere stili di vita più attivi, orientare i sistemi di governo, l'advocacy, che prima è stata così tanto ben espressa e documentata, con quelle che sono la coerenza di un'alimentazione sostenibile. Il tutto per ottenere sicuramente un'integrazione tra l'attività fisica e l'alimentazione e poter far sì che la città non sia solo portatrice di malattie, non sia solo causa di malattie, ma sia anche causa di benessere. Qual è il cardine di questo progetto? È un centro di ricerca attività motoria che si è costituito a Terni ormai quasi 3 anni fa, nasce sulla spinta di una serie di leggi che portano alle palestre della salute, il CRAM, il centro ricerca, che cerca di mettere a sistema i dettami delle leggi nazionali e regionali sulle palestre della salute, e nel progetto ha come obiettivo quello di costruire dinamiche di rete svolgendo attività di core network, ossia centro della rete, ovvero coordinare iniziative che magari già sono presenti e farle conoscere, perché spesso le iniziative ci sono ma vengono poco conosciute. E il progetto, noi siamo convinti che va poi adeguato alle reali esigenze delle singole città, va declinata una risposta pratica alle diverse call to action delle società scientifiche. Il progetto, l'idea è di svilupparlo a Terni, cercando di trasformare una città di 120-130.000 abitanti in una città laboratorio, portando poi un'implementazione del progetto in altre realtà nazionali con degli aggregati urbani medi, perché certamente progetti di questo genere sono più difficili da attuare in megalopoli o a meno che non si fanno progetti di quartiere. Io sono il responsabile del progetto, anche come direttore scientifico del CRAM, e il patrocinio diretto è quello dell'Italian Obesity Network. Per rendere gestibile il progetto pensiamo di mettere in pista dei sottoprogetti, e due sottoprogetti sono in questo momento allo studio: il primo, questo di cui stiamo parlando, che vivi la città, vivi meglio; il secondo, promuovere il benessere, che è legato ai pazienti che hanno avuto il Covid, quindi soggetti post-Covid, che abbiamo messo in pista, in cantiere, insieme all'unità sanitaria locale territoriale. Il progetto Vivi la città, vivi meglio ha due obiettivi principali. Il primo, quello di integrare l'attività fisica e l'alimentazione sostenibile per migliorare la salute dei cittadini, che è un po' la linea guida di tutti i progetti che noi faremo come CRAM. Il secondo endpoint è di salvaguardare e implementare l'identità culturale della città. Senza cultura della città, secondo noi, non si va da nessuna parte, non si ottengono risultati. Ci sono degli step. Il primo step è quello di creare un sito dedicato, ci eravamo posti come obiettivo,
di fare delle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, campagne educative attraverso il sito, cercare sempre attraverso il sito di raggiungere i cittadini per divulgare l'iniziativa, se necessario anche con il cartaceo, sviluppando dei piani educazionali. In senso pratico, la prima cosa abbiamo pensato a dei percorsi pratici all'interno della città di 5.000, 10.000, 15.000 passi lungo percorsi culturali. Un breve inciso: Terni è una città, tutti pensano che sia una città ipermoderna, in realtà è una città molto antica che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno diviso e hanno costretto a diventare moderna. È una città caratterizzata dall'industria, fino ad oggi dall'industria, però con una storia che nemmeno i cittadini conoscono, molto più profonda di quello che noi pensiamo. Per cui abbiamo pensato che questi percorsi vanno anche rivisitati per le scuole, in modo interattivo, magari attraverso una sorta di caccia al tesoro, percorsi per gruppi di cammino lungo il fiume. Il termine Terni deriva da Interamna, inizialmente c'erano due fiumi che circondavano la città e ci sono dei percorsi che si possono fare eccezionali. La Cascata delle Marmore, che è parte integrante della città, che in realtà dista dal centro cittadino pochissimi chilometri, è anche un giardino botanico eccezionale, l'ultima scoperta di una tipologia di geranio che si pensava estinta dopo una prima segnalazione del 1866, è avvenuta non più tardi di 2 mesi fa a livello internazionale, quindi ha un'importanza notevole, e anche un'importanza notevole per quello che riguarda l'alimentazione attraverso le erbe spontanee. I percorsi lungo il fiume potrebbero e dovrebbero iniziare, secondo noi, con delle lezioni di Nordic Walking, perché bisogna far camminare le persone, ma anche farle camminare bene, con delle note, tutto identificato con delle note storiche, identitarie, differenziate, utilizzando dei piatti tipici salutari e con incontri, e poi abbiamo ipotizzato incontri culturali didattici e dei concorsi sia per la scuola primaria che secondaria utilizzando il provveditorato, concorsi per i più piccoli dal titolo Adotta un monumento, per i più grandicelli facciamo presentare un monumento o un piccolo inciso della nostra storia in maniera attraverso un video breve. Tutto parte però dal sito interattivo. Il 27 maggio il sito è stato finalmente presentato, c'è un sito dedicato che si chiama www.cramterni.it, che spiega quello che vogliamo fare molto, molto rapidamente, perché il sito va vissuto. All'interno del sito ci sono degli articoli sulla cucina della tradizione, e la cucina della tradizione presenta come input per le persone i comportamenti corretti che prendono spunto dalle linee guida del CREA e le false credenze, ossia cerchiamo di fare anche educazione alimentare, questo penso sia molto importante. Usiamo poi però una ricerca storica sui rapporti fra industria, dialetto, poesia e cucina a Terni. Allora qualcuno può dire che c'entra tutto questo e perché mettere tutto questo. Bene, la grande industria a Terni nasce alla fine dell'Ottocento e il modo di difesa rispetto al fatto che una città venga improvvisamente invasa da industriali del nord e da braccia lavoro delle regioni limitrofe, Terni in quel periodo diventa la principale città per l'industria bellica e per l'acciaio d'Italia. La stessa Taranto nasce, è una costola di Terni in anni molto successivi, ma insomma verso la fine dell'Ottocento e ancora fino alla metà del Novecento Terni ha avuto una grandissima importanza sia per l'acciaio
nei nostri cantieri si costruivano le navi della seconda guerra mondiale, quelle che sono affondate, sono state tutte costruite a Terni, come il Moschetto 91, nonché il fucile che ha ucciso Kennedy, per dire qual è stata come questa città è stata stravolta. E allora le persone colte ricorrevano al dialetto e ci narravano i piatti tipici attraverso le poesie, attraverso il dialetto. Era la difesa della città e una grande forza identitaria. Tutto questo è presente sul sito e poi ci sono i percorsi che abbiamo cominciato a mettere per far capire quello che vogliamo fare. Teniamo presente che tutto questo è stato presentato in questi giorni, quindi siamo in una fase, diciamo, di sviluppo del progetto. Abbiamo utilizzato Google Earth, che è un ottimo sistema. Questa è una veduta della città, quello che vedete, il primo puntino, il più lontano, il rosso, è il punto di partenza di un percorso. Il percorso parte, non so se riesco a farvelo vedere, dalla stazione. Il monumento che viene a Terni alla stazione, vede un monumento strano che è questo che vedete, ma è la pressa dei 12 tonnellate che ha segnato tra le due guerre il tempo nella nostra città, quando questa pressa che pressava l'acciaio batteva, tremava tutta la città, è stata la più grande pressa in Europa per tanto tempo. Il percorso giallo è il percorso di partenza e il percorso rosso è il percorso di ritorno. Tra i percorsi si ha questa visione e l'invito è che la gente li vada a vedere e non usi la macchina per i vari percorsi. Questo è il punto fondamentale. E qui vedete la contraddizione della città che in cui voi vedete una parte antica, forse la parte più antica, perché qui c'è l'anfiteatro Fausto e questo è la cattedrale della città, e vicino c'è un corso che è il Corso del Popolo, che in realtà è stato aperto dai bombardamenti, perché i bombardamenti sono stati fatti non sull'acciaieria o sulla fabbrica d'armi, ma all'interno della città, per fare in modo che i cittadini abbandonassero il sito e quindi non producessero. Vedete la differenza tra la parte moderna della città e la parte diciamo più vecchia, più antica, che è in diretta connessione. Questa è la nostra cattedrale. Questo Google Earth consente a chi lo utilizza anche come app di girare, quindi favorisce l'attività. Ci saranno poi una serie di indicazioni positive e anche di incontri enogastronomici locali. Qual è l'idea? L'idea di fondo è questa su cui tutti concordiamo, che bisogna mettere insieme una serie di azioni e diversi stakeholder se si vuole riuscire a cambiare qualcosa. L'impegno inizia sicuramente con la diffusione capillare del piano d'azione, che ho cercato rapidamente di portare alla vostra conoscenza. Il 27 maggio il progetto è stato presentato con una conferenza stampa. Alla conferenza stampa ha partecipato sia l'assessore allo sport, questo è il nostro assessore allo sport, Elena Proietti, che è l'assessore al welfare, Ceccotti, e abbiamo l'appoggio del comune in senso generale, perché abbiamo sia l'assessore allo sport che l'assessore al welfare. Abbiamo ipotizzato dei partner e degli attori, cercando di allargare il più possibile gli stakeholder che dovranno lavorare con noi. Noi saremo solo i coordinatori. Fino adesso abbiamo fatto tutto come volontariato e tutto questo che vedete è frutto solo della collaborazione tra gruppi di persone. Abbiamo sicuramente un organizzatore, siamo Gran Terni, un patrocinio scientifico, abbiamo dei patrocini richiesti all'Università degli Studi di Perugia, con cui stiamo chiudendo una convenzione, con l'Ordine dei Medici, dei Farmacisti, dei Veterinari, degli Architetti, degli Ingegneri, perché poi la nostra idea è anche quella, attraverso i percorsi, di stimolare
l'infrastruttura della città e la pianificazione della città, perché a volte nelle città vengono fatte delle cose belle ma difficilmente utilizzabili, e quindi vorremmo essere anche punto di in un qualche modo di aggregazione e di stimolo. Il patrocinio, abbiamo il patrocinio del Comune di Terni, della Regione, della ASL, della Ternana Calcio, che è molto attiva sul territorio con varie iniziative, del CESVOL, dei centri culturali della Vannerina, di Vivo Green, che sono che è un'idea nuova di un supermercato sperimentale che utilizza solo chilometri zero e non utilizza denaro, che è un'idea apparentemente eccezionale, ma che in questo momento è realizzata a nostra conoscenza, almeno in area centrale, solo a Terni. Ci sono delle associazioni culturali, Stadium, che ha le palestre, i veterani sportivi, abbiamo allargato al massimo i Lions, le Pro Loco, gli amatori ipotistici, chi fa ristorazione nella nostra città, chi fa comunicazione tipo Euromedia e altre iniziative, anche l'associazione del Museo Internazionale Armi Leggere a Terni, perché noi vogliamo essere di stimolo. Noi abbiamo un museo di armi bellissimo che però chiuso, nel senso si può vedere solo un giorno una volta l'anno, quindi una possibilità nella città, e si potrebbe vedere facendo delle belle passeggiate lungo quello che era la storia della nostra città. Questa è la nostra idea, questo è il nostro simbolo che abbiamo registrato, perché ogni tanto su queste simbologie abbiamo dei problemi, e questa è la nostra idea, che speriamo di portare avanti e magari prossimamente di poter dire a che punto stiamo. Vi do una primizia: sembrerebbe che dopo la nostra conferenza stampa il Comune di Bolzano voglia in un qualche modo prendere atto di questa iniziativa e in un qualche modo gemellarsi, e altrettanto l'Ordine dei Medici di Matera. Quindi mi sembra che comunque già la presentazione abbia sortito un effetto. Vi ringrazio, mi scuso se mi sono dilungato leggermente. Bene, ringrazio il professore per questa interessante presentazione, che peraltro mi riaggiorna su una vecchia progettualità che avevamo seguito sia come ISDE sia io personalmente, quella relativa al progetto Città Sana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che era abbastanza vicina a questa, che veramente mi è molto piaciuta. A questo punto vorrei sentire se il collega Toffoli è riuscito ad inserirsi. Sì, ci sono. Eccoci, quindi partiamo con la sua relazione, che è educazione ambientale, coinvolgere le famiglie e le città partendo dai bambini. Cioè, grazie Giacomo. Grazie a voi, scusate per il disguido di prima, ogni tanto la tecnologia per fortuna ci abbandona. Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo incontro e saluto tutti quelli che sono in ascolto in questo momento, che lo ascolteranno più tardi, e mi inserisco direttamente facendo un aggancio con il discorso che ci ha presentato il professor Frattati prima, perché anche il progetto che presento io, che è un progetto organizzato dall'Associazione Culturale Pediatri assieme a ISDE circa una decina d'anni fa in provincia di Padova, ha fra i suoi obiettivi quello di camminare di più, di far camminare di più la gente, di far sì che la gente torni a impossessarsi nuovamente degli spazi che sono, o che perlomeno dovrebbero essere, messi a disposizione delle persone all'interno delle città e dei paesi. Il nostro progetto era un progetto che aveva l'intenzione di partire con il coinvolgimento delle famiglie, partendo dai bambini piccoli, e quindi dalle famiglie giovani, dalle famiglie che hanno bambini in età di scuola materna, in età dell'asilo. Un progetto quindi che aveva l'intenzione di coinvolgere e cercare di cambiare gli stili di vita proprio a partire dai bambini. Il progetto dal titolo Bambini, diamoci una mano per un mondo migliore,
e il suo obiettivo primario era proprio quello di favorire un cambiamento dello stile di vita che portasse a una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse con conseguente riduzione dell'emissione degli inquinanti. I punti che noi ritenevamo importanti in questo progetto erano proprio il fatto di coinvolgere le generazioni più giovani, quindi le nuove famiglie, diciamo famiglie con bambini di età di 4-5 anni, quindi bambine, famiglie giovani e quindi forse anche più aperte ai cambiamenti, coinvolgendo però delle popolazioni ampie, quindi il progetto ha cercato di coinvolgere interi paesi, interi quartieri della città di Padova, coinvolgendo oltre alla popolazione anche le istituzioni che chiaramente sono fondamentali in queste attività e perché sono quelle che per legge sono quelle che gestiscono le principali fonti di inquinamento. Gli obiettivi specifici di questo progetto erano puntare su azioni molto semplici che fossero in grado di migliorare la salute sia direttamente, ad esempio appunto attraverso l'aumento dell'attività fisica, sia indirettamente attraverso la riduzione degli inquinanti. Quindi i nostri obiettivi erano quelli di agire per cercare di contrastare il cambiamento climatico, ridurre l'inquinamento atmosferico e aumentare di conseguenza l'attività fisica dei bambini. Le tre o quattro azioni che venivano promosse in questo progetto erano aumentare appunto la motilità attiva, che lo sappiamo tutti, è fondamentale per ridurre la possibilità, ridurre il traffico e quindi l'inquinamento dal traffico veicolare all'interno delle nostre città e dei nostri paesi. Ricordiamo che questo progetto è stato realizzato nella provincia di Padova, zona in piena pianura padana, che sappiamo bene quanti problemi abbia di inquinamento atmosferico. La seconda azione era quella di ridurre i consumi di energia elettrica e aumentare il riciclo della plastica, quindi puntare sul risparmio energetico, sempre con lo stesso scopo, e infine un migliore utilizzo dell'acqua, con una riduzione dello spreco e un incremento dell'uso dell'acqua potabile. Sono stati coinvolti in questo progetto varie categorie di persone, dagli amministratori comunali agli insegnanti delle scuole di infanzia coinvolte, ai pediatri che gravitavano, i cui bambini erano interessati al progetto, ai bibliotecari dei comuni e i bambini è stato scelto il target dei bambini di 5 anni di età. Ovviamente con tutti i loro genitori che venivano coinvolti sia direttamente sia al termine del progetto. La durata di questo nostro progetto è stata di un intero anno scolastico. All'inizio sono stati coinvolti le strutture amministrative delle città e dei paesi coinvolti che hanno approvato questo progetto assieme ai dirigenti scolastici e sono stati poi fatti degli incontri direttamente per spiegare questo progetto a loro, ma la parte principale da un punto di vista formativo è stata tenuta nei confronti degli insegnanti. Ci sono stati degli incontri di formazione, ci sono stati tre incontri di una giornata tenuti da pediatri e da bibliotecari per tutti gli insegnanti che avevano aderito a questo progetto e per i bibliotecari dei loro comuni. Gli incontri si basavano su una formazione specifica su quelle che sono le correlazioni tra ambiente e salute dei bambini, i rischi dell'inquinamento e tutto quello che noi conosciamo benissimo. E poi c'era una formazione pratica sulle modalità di utilizzo dei materiali che erano stati strutturati appositamente per questo progetto. Ad ogni sezione che partecipava a questo progetto veniva infatti fornito un kit appositamente strutturato costituito da degli albi illustrati che venivano poi utilizzati in classe dagli insegnanti, da un poster con delle mani disegnate, ricordo che il titolo era Bambini diamoci una mano, dopo ve lo faccio vedere, sulle cui mani ogni bambino poteva apporre le medagliette adesive che dimostravano la sua partecipazione al progetto e il suo impegno a correre, a giocare, a camminare, a risparmiare l'acqua, come vedremo.
Poi c'era una guida per le insegnanti che è stata scritta appositamente sia con argomenti di tipo scientifico sulle correlazioni appunto tra inquinamento e salute, sia con delle indicazioni strutturate e scritte da un gruppo di esperti sulle modalità con cui nelle classi potevano venire utilizzati questi materiali. I materiali e anche questo manuale sono stati frutto della collaborazione fra alcune persone che facevano parte di ACP e la Facoltà di Scienza di Educazione e Formazione dell'Università di Padova, che era stata coinvolta in questo progetto, proprio per avere una valenza scientifica anche da un punto di vista didattico educativo. Infine, alle biblioteche e alle scuole dei comuni che hanno partecipato era stata fornita una copia di un libro al quale ho partecipato, del quale ho scritto alcune parti anch'io, che è un libro che è stato scritto dal gruppo che all'interno dell'Associazione Culturale Pediatrica si occupa di questi temi, si intitola Inquinamento ambientale e salute dei bambini. È un libro che è giunto alla seconda edizione, edito dal Pensiero Scientifico Editore. Gli albi illustrati erano rivolti ai quattro temi da noi scelti, quindi il risparmio, il riciclo dei rifiuti, il risparmio dell'acqua, il risparmio e la riduzione dell'inquinamento luminoso, ma soprattutto inteso come risparmio dell'energia, e l'aumento del movimento, che è la copertina sotto che si intravede poco. Si trattava di albi illustrati di grandissime dimensioni, se riuscite a vedere in basso nella slide c'è la mia mano che ne tiene aperto uno, tanto per darvi un'idea delle dimensioni dell'albo, quindi un album che poteva essere utilizzato tranquillamente in una classe e guardato, diciamo, o letto, giocato da più persone contemporaneamente. I testi, ripeto, erano stati tutti selezionati da esperti di editoria per l'infanzia e appunto raccontavano delle brevi, semplici storie sui problemi legati ad esempio al traffico, all'inquinamento, al problema del dormire col buio, del tenere la luce accesa, tutti dei temi molto semplici, molto immediatamente percepibili da bambini appunto della fascia di età selezionata. Questo che vedete sull'era è il posterone, diciamo, che era una dimensione di 50%, che poteva essere utilizzato. Noi invitavamo gli insegnanti a utilizzarlo in questo modo, però chiaramente ognuno poteva fare quello che ne voleva, utilizzarlo appunto come punto di appoggio, punto di attacco per questi sticker che vedete a sinistra, che erano quelli che rappresentavano l'azione compiuta dal bambino nel periodo della scuola e per la quale veniva premiato appunto con questo sticker. Per inciso vi voglio raccontare che una delle prime prove di questo progetto è stata fatta nel mio studio pediatrico, dove tutti i muri sono stati tappezzati per dei mesi con dei fogli di carta su cui i bambini venivano invitati a disegnare la propria mano e ad attaccare degli adesivi proprio quando venivano a raccontarmi di essere venuti in ambulatorio a piedi, di essere andati a scuola a piedi, così. Ha avuto un successo incredibile nei confronti dei bambini, ha un po' sconvolto le mamme che venivano nel mio ambulatorio, però diciamo che nei bambini è rimasto impresso molto, quindi l'idea di farlo anche nelle scuole probabilmente poteva essere abbastanza stimolante. Le guide per gli insegnanti, di cui abbiamo già accennato, che erano divise in due parti appunto di divulgazione scientifica curati dall'Associazione Culturale Pediatrica e di spunti di riflessione su come utilizzare da un punto di vista didattico gli strumenti curati dall'Università, dalla Scienza di Formazione dell'Università di Padova. Alla fine di tutto questo, praticamente con tutto questo materiale, le insegnanti poi hanno lavorato per tutto l'anno scolastico. Hanno lavorato nel corso di alcuni momenti, chiaramente, coinvolgendo tutti i bambini. Alla fine, come diciamo così, festa finale, era prevista una condivisione, un evento nelle varie scuole interessate a cui erano invitati chiaramente tutti i cittadini, erano invitati tutti i genitori e venivano raccontati attraverso dei tabelloni, attraverso dei disegni, tutto quello che era stato fatto nelle scuole. Come vedete dalle slide, alcune scuole hanno approfittato di questi eventi anche per fare degli insegnamenti o degli incontri di educazione stradale per i bambini, come andare in bicicletta, come rispettare i segnali, i divieti, eccetera.
I risultati sono questi, mi avvio rapidamente alla conclusione. Il progetto è stato portato avanti per un anno, poi è stato ripetuto in alcune zone più ristrette in un paio di anni successivi, dopodiché per mancanza un po' di fondi, un po' di per altri impegni che si sono succeduti non l'abbiamo più portato avanti. Nell'anno iniziale in provincia di Padova, che è una provincia che fa circa quasi 1 milione di abitanti, quindi con una natalità attuale di circa 8-9 mila nati all'anno, la fascia di età da noi interessata, che era di bambini di 5 anni, erano circa 9 mila bambini, 3.800 di questi bambini sono stati coinvolti direttamente da questo progetto assieme alle loro famiglie. Quindi circa metà di tutta la provincia di Padova, 61 comuni su 102 comuni della provincia sono stati coinvolti, più di 124 scuole di infanzia sono stati inoltre sensibilizzati e stimolati alle tematiche, più di 350 persone fra insegnanti, bibliotecari ed educatori. Ecco, questo è che vi ho presentato è un esempio di un progetto anche non semplice, non banale ovviamente, ma semplice una volta che abbiamo le idee chiare, che si può utilizzare in ampi spazi e che a nostro avviso ha il vantaggio di partire proprio da quelle che sono le fasce di età più piccole della famiglia, che saranno poi quelle che trasporteranno nelle case, con l'aiuto chiaramente di tutte le istituzioni, questi messaggi in modo da cercare di migliorare quello che è l'ambiente in cui noi viviamo. Quindi praticamente lo slogan che avevamo scelto era questo, e con questo vi lascio. Bambini, diamoci una mano per un mondo migliore, da un piccolo gesto un aiuto per tutti. Grazie per avermi ascoltato, spero di essere rimasto nei tempi. Bene, grazie Giacomo anche per il tuo contributo veramente interessante, e anche il prossimo contributo va a riguardare proprio il mondo della scuola ed interviene la dottoressa Maria Grazia Serra con un intervento su Eros e Penna, studenti attivi per l'ambiente. La dottoressa di Taranto, la presidente ISDE Taranto, ma soprattutto la coordinatrice nazionale del progetto scuola di ISDE. Prego Maria Grazia. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie anche per darmi la possibilità di illustrare ancora una volta questo progetto a cui ISDE tiene molto, che è un progetto che ci permette appunto di entrare nelle scuole, quindi mi posso agganciare al relatore precedente perché parlo della fascia proprio successiva. E, mi è stato chiesto appunto di portare delle attività concrete riguardo a quelli che sono i progetti realizzati dai ragazzi nell'ambito di questo di questa nostra iniziativa, però mi preme fare alcune premesse. Tanto noi siamo nelle scuole esattamente dal 2011, quindi sono 10 anni che portiamo avanti questo progetto, e la nostra idea nasce proprio dalla necessità di creare un'alleanza educativa tra scienza e formazione dell'individuo. Quindi noi abbiamo in realtà bisogno di unire la scienza all'umanesimo, quindi di coniugare la scienza con quello che il filosofo Edgar Morin definisce come umanesimo globale, cioè quell'umanesimo che ci permette di preoccuparci delle problematiche che riguardano sia la persona sia il pianeta intero. Ora, noi ci siamo occupati soprattutto della fascia di età compresa tra i 13 e i 18 anni, anche se negli anni precedenti eravamo stati presenti anche nelle scuole medie. E, perché? Perché questa età abbiamo scelto? Perché è l'età in cui effettivamente si forma la coscienza degli individui. E quindi incidere in questo momento, in questa fascia di età, ci è sembrata la cosa più opportuna da fare, anche perché il medico, entrando, abbiamo avuto medici volontari appunto che sono entrati nelle scuole, va a colmare una lacuna didattica che proprio riguarda i temi ambientali.
Diciamo che durante la Seconda Guerra Mondiale i giovani erano chiamati a reagire quindi al nazismo, si erano organizzati, erano diventati partigiani, quindi lottavano per liberare i loro territori, le loro vite, i loro paesi. Oggi probabilmente i giovani sono chiamati a una esperienza molto simile, perché sono chiamati a salvare il pianeta. Quindi noi possiamo in qualche modo stare a fianco a loro, perché questa è un'età in cui possiamo dire siamo nel pianeta delle emozioni, o meglio ancora possiamo assimilare questo momento a un grande porto in cui c'è un traffico di centinaia di imbarcazioni, e queste imbarcazioni, se sono traghettate bene, portano conoscenza e formazione, e probabilmente riescono dal porto con un carico di idee, di progetti. E possiamo proprio essere noi medici a proporre qualcosa, entrare ad accendere un sacro fuoco, dare questa spinta propulsiva, perché dalla conoscenza si inneschi una passione, e quindi trasporti questi giovani nel regno delle possibilità, dove è possibile architettare un futuro, scrivere un futuro migliore per il pianeta. Io ho fatto questa premessa perché noi nella nostra esperienza di scuola abbiamo pensato di muoverci usando la tecnica, io la chiamo delle tre E, Eros, empatia ed entusiasmo. Diciamoci che oggi parlare di scienza con i ragazzi è abbastanza, e di cultura è abbastanza difficile, perché siamo nell'era digitale, quindi basta googolare e ti si apre un mondo. Che cosa fa la differenza? La differenza fa probabilmente sta nella confezione del prodotto, cioè di come noi confezioniamo le notizie che portiamo nelle scuole, di come noi approcciamo i nostri studenti, di quanto ci mettiamo in comunicazione col loro modo, di quanto ci avviciniamo al loro modo di comunicare. Quindi le tre Eros, perché Platone insegna, dice appunto che non c'è un insegnamento senza amore. Non possiamo non essere per primi noi innamorati di ciò che portiamo nelle scuole, perché questo i ragazzi lo avvertono. E poi perché è un sistema che possiamo facilmente applicare alle nostre, al nostro tema dell'ambiente, perché i giovani vanno sicuramente, ma tutti noi andiamo verso la bellezza, quindi prima c'è questo approccio all'esteriorità, poi si entra all'interno, quindi si va alla scoperta dell'anima, e da là poi verso il mondo delle idee. Coinvogliare, cioè portare i ragazzi a innamorarsi, a identificarsi nelle problematiche del loro territorio, e quindi appoggiarli, spingerli a trovare delle soluzioni. L'empatia, la seconda è. L'empatia, qualcuno dice o la si ha o non la si ha. Io non sono d'accordo con questa affermazione. L'esperienza mi ha portato a vedere colleghi che all'inizio erano piuttosto timorosi di fronte agli studenti, poi dietro c'è stato un lavoro di ricerca dei mezzi di comunicazione, dei modi, della gestualità, quindi c'è una possibilità di acquisirla, l'empatia. E ho riportato qua un quadro di Caravaggio, il ragazzo morso dal ramarro, proprio perché mi sembra che questo sia assolutamente un quadro molto empatico. Quando lo guardiamo ci sentiamo forse attori della tela, no? L'osservatore prova quasi lo stesso coinvolgimento muscolare, addirittura può sentire dolore senza che ci sia effettivamente lo stimolo dolorifico. E qua voglio far entrare in questo discorso la vista e i neuroni a specchio per arrivare all'empatia. Attraverso la vista attiviamo i neuroni a specchio. I neuroni a specchio sono quelli che ci consentono di riprodurre nel nostro cervello l'azione che stiamo osservando
osservando, anche se in questo caso siamo di fronte a un'azione immobile, ferma. Ed è quelli, sono quel circuito neuronale di apprendimento nei primi anni di vita, per cui il bambino imita il gesto del genitore e è in discussione adesso tra la neuroscienza e l'arte che questa ipotesi possa verosimilmente riferirsi anche alle emozioni, cioè che esista un rispecchiamento simile anche nelle emozioni similare a quello delle azioni. Quindi se si costruiscono delle circostanze idonee, ambienti, linguaggio, materiali proposti, si crea questo rispecchiamento col nostro interlocutore, che in questo caso è rappresentato dagli studenti. E poi l'entusiasmo. Nell'entusiasmo vi ho messo un quadro di Chagall, la passeggiata di Chagall, dove appunto si vedono loro, i due sposi, cioè Chagall con la moglie, e questo entusiasmo, no? Questo volare, c'è anche un richiamo alla natura, lui tiene per mano un uccellino, e perché? Perché nell'entusiasmo tutto è possibile, e quindi qua torna il nostro Platone, cioè la parola entusiasmo deriva dal greco, c'è un Dio dentro di te, quindi abbandonarsi a quel Dio della creatività è ciò che rende poi i ragazzi capaci di fare di avere delle iniziative, di creare delle cose che magari mai ci saremmo immaginati. Quindi entrare nella scuola con queste tre eros, empatia, entusiasmo, per stimolare le idee da parte dei nostri studenti, quindi essere generatori di un cambiamento e di un appassionamento. E questo è quello che noi facciamo più o meno quando andiamo nelle scuole, quindi identifichiamo, cioè diamo quello di cui parlava il relatore, il secondo credo, adesso io non ricordo il nome, quella forza identitaria, no? Di appartenenza, quindi stimoliamo il senso della resilienza. Queste sono le fotografie di Taranto. Ce le facciamo anche portare dai ragazzi. I ragazzi sono entusiasti di appartenere a questa città, nonostante appunto le condizioni di inquinamento in cui ci troviamo, e qui poi parte la scienza, spiegare perché col fumo che fuoriesce non è vaporacqua, ma sono metalli pesanti, sono diossine, tutto il resto. Come possiamo attirare i ragazzi dietro un grafico che ci sembra quantomeno noioso, però ecco il richiamo ai nostri bambini, a quello che è stato osservato dagli studi, quindi stimolare in loro un'emozione. E così rispondono i ragazzi. Cioè i ragazzi rispondono con coraggio, col desiderio di cambiare, di cambiamento, di poter tornare a guardare un cielo pulito, e poi producono dei progetti molto interessanti. Io ve ne ho portati solo alcuni. Dopo che abbiamo parlato di pesticidi e di alimentazione con i ragazzi si sono inventati il bioschetto. Il bioschetto, che era un'idea di mangiar meglio a scuola. Le scuole sono dotate di questi distributori automatici e loro quindi avevano deciso di promuovere un chioschetto bio, cioè un punto di vendita all'interno della scuola, dove poter assumere degli alimenti più sani e possibilmente a chilometro zero e biologici. E si erano organizzati in maniera tale appunto da fare del volantinaggio, quindi studiare e per distribuire ai loro compagni notizie su che cosa significa il cibo spazzatura, e avevano previsto appunto di organizzarsi chiedendo al preside quindi di provvedere a sostituire le macchinette, magari dopo con delle macchinette che dispensassero degli alimenti di tipo biologico. E
E quindi questo è stato uno dei progetti che è stato presentato per non solo appunto riparare da alcune malattie di cui avevamo parlato, come l'obesità, ma anche proprio per salvaguardare il suolo e quindi avere una corretta alimentazione, sostenere il pianeta in tutti gli aspetti. Poi abbiamo avuto i progetti verdi, quindi dalla coltura nella cultura. Questi ragazzi sono ragazzi di un liceo sempre e hanno pensato di intitolare il loro progetto Zappa e Penna nella città dell'acciaio, un orto scolastico urbano per condividere frutta e cultura. L'idea è nata sempre dopo il nostro intervento. I ragazzi si sono organizzati, devo dire che questo fuoco ha pervaso anche molti insegnanti che si sono volentieri avvicinati alle tematiche ambientali e quindi avevano individuato degli spazi nella scuola dove poter coltivare delle piante con risultati appunto biologici, quindi delle insalate, dei semi, delle piante ornamentali, ma anche delle piante tipo prezzemolo, basilico. Avevano fatto lo studio dei venti, del sole, quindi proprio per identificare quali fossero le colture più idonee per gli spazi che avevano individuato, che poi erano degli spazi morti, quindi erano dei corridoi di transito oppure erano gli spazi della terrazza della scuola e si sono definiti appunto gli studenti ortocultori. Poi io vi ho portato solo alcuni di questi progetti, questi ragazzi invece avevano pensato a un risparmio energetico raccogliendo appunto delle biciclette usate pensando di fare dell'attività sportiva, pedalando prima durante gli orari di educazione fisica e in questo modo creare un'energia per ridurre sia i costi della scuola ma soprattutto per utilizzare dell'energia pulita. E ovviamente si sono ritrovati con chiedere aiuto ovviamente a un ingegnere per poter realizzare questo. Questi sono i materiali da loro previsti e quindi anche loro con molto entusiasmo avevano pensato di cambiare proprio partendo dalla scuola. Ancora un altro progetto che è stato portato da alcuni ragazzi dopo che avevamo parlato della plastica negli oceani, della plastica e di tutto l'accumulo di oggetti nei mari. E quindi questo ragazzo aveva pensato di realizzare qualcosa che potesse sostituire le caldaie, quindi di eliminare quelli che potevano essere futuri oggetti di inquinamento per le acque. È stato un progetto molto interessante perché i ragazzi insieme hanno pensato di utilizzare veramente dei materiali facilmente reperibili come un bidone, un tubo di gomma trasparente, una scatola di polistirolo, della vernice, eccetera. E qua c'è tutto il procedimento che non vi leggo perché non voglio tediarvi e portare via del tempo, però era un progetto molto costruito molto bene che comunque ci fa capire come i ragazzi effettivamente stimolati vanno a studiare, vanno a realizzare delle cose che sono veramente straordinarie. E questo è il disegno di come doveva essere raccordato il tubo al polistirolo e quindi la conclusione era che con poche risorse si poteva non solo generare una svolta ma soprattutto molto bello generare una svolta nelle menti. E poi ancora abbiamo avuto progetti degli
studenti per immaginare di andare a scuola con il ciclobus o il pedibus, quindi idee prese ovviamente anche da altri posti che hanno già realizzato queste cose molto, molto belle, perché tante volte basta anche copiare. E noi alla fine di ogni incontro con gli studenti, che dura circa 3 mesi per un'ora settimanale più o meno, facciamo una decina di incontri nelle scuole, e facevamo sempre un convegno in cui i ragazzi erano protagonisti, cioè i ragazzi parlavano, relazionavano insieme a fianco ai medici per l'ambiente. Abbiamo anche avuto l'aiuto di alcune persone che venivano dall'esterno, come professori universitari. Il professor Michele Carducci ci ha dato una mano, che è un avvocato che si interessa di diritto ambientale ed viene da Lecce, ed è venuto tutte le volte che lo abbiamo chiamato. Noi quest'anno non ci siamo fermati, abbiamo fatto il progetto anche in DAD. Devo ringraziare anche Apoteca Natura, che ha creduto in noi, per cui abbiamo un opuscolo che viene distribuito a tutti gli studenti e a tutte le scuole che aderiscono al nostro progetto. Devo dire che all'inizio noi cercavamo, cioè ci proponevamo noi, adesso sono le scuole che ci chiamano. E non solo pensiamo che questo progetto sia malleabile, sia compatibile anche con altre realtà, perché lo abbiamo realizzato ovviamente cambiando linguaggi e modi di comunicazione nelle scuole medie, ma anche nell'università della terza età, nei campi scout, nelle parrocchie, nelle sedi dei non udenti, avvalendoci dell'aiuto degli interpreti del linguaggio internazionale dei sordomuti, a Bari con i medici specializzandi, a Taranto con la facoltà di scienze ambientali che noi abbiamo, e quindi c'è una larga possibilità di utilizzare questo progetto. Un'altra cosa che volevo dire, ho sentito ieri, purtroppo in differita perché facevo ambulatorio il webinar di ieri, e c'era il presidente di ISDE Torino che parlava appunto della curvatura biomedica. Io partecipo già da 3 anni alla curvatura biomedica e devo dire che è una buona idea, anche se c'è molto da lavorare anche là, perché le slide sono veramente poco comunicative, i ragazzi trovano molta difficoltà e molto cambia a seconda del relatore, che riesce in qualche modo a interessare i ragazzi, perché quello è proprio un momento in cui i giovani decidono poi se intraprendere o no il corso di laurea in medicina. Quindi vale la pena nella scuola, nell'università, tra i giovani medici, come diceva Lorenzo Tomatis, il medico deve dedicare parte del suo lavoro alla prevenzione primaria, quindi anche informando, perché così si tutela indipendentemente ogni fascia della popolazione. Informare i ragazzi significa far crescere una generazione che è consapevole dei rischi che si possono correre in situazioni di inquinamento ambientale importante. E non è un'autocelebrazione, ma io vi volevo far vedere che l'ultima diapositiva che metto per i ragazzi è sempre una mia foto spiritosa, perché sotto metto sia la mia mail, che è la mail dell'ISDE, ma anche abbiamo le pagine su Instagram e Facebook, perché con i ragazzi bisogna utilizzare i loro canali di informazione, e quindi con molta fatica e non sempre
aggiorniamo la pagina Facebook e la pagina Instagram, e adesso abbiamo anche un canale YouTube che abbiamo chiamato Climalando 2.0, dove ogni tanto riusciamo a realizzare dei video. Quel prossimo anno c'è in cantiere di utilizzare questo canale YouTube, proprio facendo con i ragazzi delle interviste, organizzando con loro delle specie di eco telegiornali. Io vi ringrazio. Bene, grazie a te Maria Grazia, che veramente ci hai presentato in un modo molto interessante e accattivante questa progettualità che persegui con successo da svariati anni. Ne ho avuto straordinarie testimonianze, in particolare nella tua realtà, ma anche altrove, dove sei intervenuta con consigli utili nei confronti dei colleghi che si sono mossi su questa modalità. Soprattutto grazie ai tuoi utili suggerimenti. A questo punto darei la parola alla dottoressa Donata Castelli dell'Associazione Lappada di Aladino, che ha trovato un titolo molto accattivante ricordando Laura Conti, l'efficacia dei messaggi. Prego. Donata. Allora, io sono nuova per ISDE e sono una biochimica, non sono un medico. Ho un passato al Mario Negri come farmacologa clinica, ho lavorato in una ASL come responsabile dell'acqua potabile e delle bonifiche, sono finita poi in un'azienda ospedaliera occupando di marketing sociale, comunicazione e progetti HPH, che è ospedale che promuovono salute. Ora sono in pensione, sono infatti volontaria della Lampada di Aladino, e ho accolto questo vostro invito facendomi inviare prima le presentazioni, perché volevo estrarre da queste presentazioni, in base un po' al mio passato professionale, i passaggi chiave che mi consentissero di parlare dell'efficacia dei processi in essi contenuti, focalizzandoli sul marketing e sulla comunicazione. Perché ho scelto questo titolo? Beh, ho conosciuto Laura Conti nel 76, quando io ero manodopera al gruppo di Ossina e Chimesa del Mario Negri. Laura Conti era un medico, ma era anche una scrittrice, era una divulgatrice, era fondatrice di Lega Ambiente, e l'ho vista combattere su molti tavoli tecnici, istituzionali e politici in nome della salute strettamente legata all'ambiente. Aveva dei punti chiavi a cui non veniva mai meno, e che erano il coinvolgimento e l'azione, la creatività e l'ascolto, ma soprattutto curava il dialogo con i cittadini, perché era fondamentalmente convinta che la partecipazione dei cittadini fosse una cosa estremamente importante, visto che si parlava di dati scientifici, aspetti cruciali nella comprensione e nell'assimilazione. Se pensate, questa expertise sono ancora attuali, le troviamo in tutte le persone, scienziate, scrittrici, divulgatrici. Sto parlando di Margherita Hack, sto parlando di Gabriella Grayson, sto parlando di Liliana Cori, che fanno della divulgazione un perno fondamentale. E come lo fanno? Lo fanno trovando messaggi incisivi che rappresentano poi i veri semi dell'advocacy. E allora ho guardato il primo progetto non in ordine di presentazione, ma il primo progetto che ho letto io. Ed è un progetto che, a mio avviso, si presenta molto bene, perché parte da un logo banner con un titolo ad alto impatto sia per lo stakeholder e ad alto impatto anche per il target a cui è rivolto. Vivi la città, vivi meglio. Integrare attività fisiche e alimentazione sostenibile, e qui il percorso è delineato e chiaro, uno vi aderisce
e capisce come si svolge questo progetto, perché dichiara anche delle fonti del razionale basate su due grossi fondamenti: OMS, World Cancer Research Fund International. Ha dei punti di forza notevole perché è declinato in sottoprogetti che si coniugano con gli obiettivi e che vengono potenziati dal ruolo del CRAM. Non è scritta, ma si sottende una roadmap molto chiara e tutti questi sottoprogetti per una persona che ha letto un po' di marketing vede che possono essere tradotti contemporaneamente, ma anche in momenti diversi, perché hanno degli sprints facilmente risolvibili. Ha una forte azione di marketing, ha una forte azione di comunicazione, ha una forte azione di advocacy. Loro pensano di coinvolgere la comunità, la società civile, le entità private e filantropiche, e da qui si deduce che il concept con cui continuerà ha dei presupposti per svilupparsi in termini di efficacia. Il secondo progetto è quello dei FAS. E questo progetto deriva da una forte strategia di messaggi ed è giocato su una serie di combinazioni di azioni volte ad agire, ad incidere sull'impegno politico, sul consenso pubblico, sul sostegno dei sistemi solidali per raggiungere degli obiettivi. Qui vedete che da fonti referenziali deriva la loro advocacy, che producono empowerment sulle persone a diversi livelli, che hanno un bagaglio di strutture di marketing sociale su cui possono agire sui vari target, sui vari stakeholder, e che tutto ciò funziona perché casualmente, 2 settimane fa, sulla trasmissione di Rai 3, trasmissione che si intitolava La chimica per l'eternità, ho visto proprio un'intera trasmissione dedicata allo svolgimento di questo progetto. Quindi qualcosa funziona, va avanti, continua nei media. La loro vision, ciò significa che la loro vision è declinata in strategie che hanno delle roadmap coadiuvate, che hanno dei black box, sanno arrivare a dei risultati che sono tangibili. C'è impegno sociale, c'è impegno politico. Ed è un progetto con una grossa validità intrinseca, per cui non mi resta che rivolgere l'azione: continuate, è molto ben strutturato. Educazione delle città, TOF, partendo dai bambini, questo è bello, simpatico, empatico, viene presentato, è stato presentato, declinato nei vari punti che letti da un marchettaro come la sottoscritta, ha visto che possono essere tradotti in quelli che si chiamano progetti di marketing sociale. Io ho evidenziato con gli stessi colori alcune voci che sono in corrispondenza, sono alcune voci, è tutto in corrispondenza. Ed è un progetto che si presenta ad una analisi in cui gli stakeholders e il target si scambiano, sono enantiomeri l'un l'altro. Ci si rivolge ai bambini, ma contemporaneamente si agisce sulle famiglie. I bambini portano nelle famiglie, ma i genitori imparano e trasmettono ai bambini. Questa circolarità di advocacy è molto ben giocata. E questo apre proprio il palco, la grande offerta che il marketing sociale può offrire a questo progetto, perché intravede dei cambiamenti a livello di un piano cognitivo, intravede dei cambiamenti di azione, intravede dei comportamenti comportamentali, ma soprattutto modifica dei lavori, dei valori che sono poi la cultura, il saper essere e il saper fare delle persone. Quindi chapeau anche a questo progetto. Chiudo e vado velocemente perché il tempo è pochissimo, probabilmente li conoscerete già, ma questi sono due esempi che noi come Lampade di Aladino, quando facciamo gli interventi
nelle scuole, sulla popolazione. E noi parliamo soprattutto di prevenzione, ma soprattutto anche di stili di vita. Ci avvaliamo di questi due siti perché producono una serie di progetti da cui si possono trarre ispirazioni. Uno è il famoso HPH, ospedale che promuovono salute, col quale ho lavorato tantissimo quando ancora ero nella ASL e nell'azienda ospedaliera. E poi c'è il WHPH e questo sito vi permette di andare a vedere proprio come medici cosa poter fare nelle realtà, al di là delle scuole, ma anche nelle scuole. Al di là delle scuole vuol dire nelle aziende, negli uffici, nelle fabbriche. Loro assemblano tanti progetti a livello europeo, dai quali potete trarre degli spunti che sono molto accattivanti. E infine l'ultimo, che è Snap Ambiente. Qui entrate a conoscere, se non lo conoscete ancora, entrate a conoscere quali sono i punti, le ARPA che possono fornirvi sostegno, perché a seconda della regione, siamo in Italia, quindi andiamo sempre a macchia di leopardo. In questo sito trovate l'appartenenza delle agenzie regionali per l'ambiente. Alcune regioni le hanno ben sviluppate, alcune regioni hanno dei progetti attivati, forniscono partnership proprio a chi vuole focalizzarsi e produrre un progetto in tema ambientale. Vi forniscono supporto, ma vi forniscono anche mezzi. Quindi vale la pena di conoscerlo bene questo sito, vale la pena di chiedere un contributo e di focalizzare la propria ARPA regionale per poter entrare in commistione, coniugazione, in partnership ed avere le cosiddette potenzialità anche a livello economico rappresenta un grosso risparmio e continuare a sviluppare progetti nel tempo perché per i cambiamenti purtroppo necessitano tempi. I bambini sono una gran bella cosa, i bambini sono molto efficaci, i bambini spronano gli adulti, ma i bambini vanno seguiti nel tempo, altrimenti la globalizzazione di questi social ce li sottrae senza che noi ce ne accorgiamo. Vi faccio un piccolissimo esempio, perché torno indietro. Vi faccio un piccolissimo esempio di un ultimo progetto che come associazione abbiamo condotto nel 2019, poi l'Italia si è bloccata. Nel 2019 siamo intervenuti in un liceo di Milano parlando di stili di vita. La chiave però con cui ci era stato chiesto di intervenire era di affiancare il docente di letteratura su una lettura protratta nel tempo dei testi di Calvino. Ed è stato esplorare un mondo meraviglioso perché la letteratura in questo caso, è una letteratura sufficientemente contemporanea, ha fornito a questi ragazzi del liceo un'interpretazione, un'assimilazione della chiave dal punto di vista sanitario, scientifico, che era il nostro accavallarsi e con l'insegnante di letteratura e l'insegnante stesso che parlava di come Calvino fosse una persona lungimirante e con il suo stile così sciolto, così nuovo, così interpretativo, parlasse di ecosistema, di rapporto con la realtà, di molteplicità, di mondo che cambia e di come tutto può essere modificato in un versante del bene e in un versante del male. È stata un'esperienza molto bella, per cui vi consiglio di provare ad affiancarvi ad un insegnante di altra disciplina, di contaminare il vostro sapere, il vostro saper fare con altre discipline,
si presta molto bene la fisica, si presta molto bene anche, però, visto la letteratura, si presta benissimo l'arte. È una forma nuova in cui l'entusiasmo dei ragazzi si moltiplica e potete entrare anche nei percorsi di scuola. Serve naturalmente l'approvazione del comitato e del preside, ma inseriti nel programma si costituiscono proprio dei perfetti percorsi che durano mesi, ma che fanno vedere come la scuola non è scollegata dalla vita quotidiana. Chiudo, vi ringrazio e se avete domande mi rendo conto di aver parlato un linguaggio scientifico, un po' da marchettaro scientifico, sono pronta a rispondere alle vostre domande. Bene, ringrazio anche Donata, come tutti gli altri relatori, per questa relazione veramente interessante e per me nuova, atipica, importante. Ha usato una terminologia che conoscevo molto poco e penso che anche noi di ISDE dovremmo essere un po' più agili in queste valutazioni che lei ci ha molto molto bene esternizzate. Bene, chiedo, nel ringraziare tutti, chiedo comunque se ci sono domande anche fra i relatori, se hanno. Non ci sono domande dal pubblico, quindi sentiamo se qualcuno di voi ha qualcosa da dire in più. Nel concludere vorrei anche ringraziare la dottoressa Vitalia Murgia che con me e anche insieme a tutti gli altri relatori e rappresentanti delle associazioni di bioecologia della salute ha messo a punto specificatamente questo webinar, ma anche è stata presente nel webinar precedente. Bene, a questo punto posso considerare chiusa questa riunione. Ringrazio di nuovo tutti. A presto. Ciao. Buona serata. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao.